Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, come in ogni santa quaresima, la quarta è dedicata al tema ed alla celebrazione della gioia cristiana, da cui deriva il carattere peculiare di questa domenica che è detta appunto letare, che in latino significa rallegrati, che è una parola mutuata dall'incipit dell'antifona d'ingresso. Latino è letare Jerusalem, rallegrati Gerusalemme. Ora, le splendide letture di oggi, molto molto belle di questa liturgia, hanno il compito e l'intenzione di dare questo importantissimo e oltremodo focale messaggio. Dove c'è il peccato, non c'è e non ci può essere in nessun modo la gioia che al contrario si trova e si vive sempre e solo lontano da esso. Questo è proprio chiarissimo. Vediamo, anzitutto, che cos'è il peccato? Perché oggi ciò che la Chiesa, istruita dalla Divina Rivelazione, chiama peccato, non è altro che il male oggettivo morale, cioè quello prodotto dagli atti della nostra libera volontà umana, quando la nostra volontà si porta su qualcosa che è oggettivamente cattivo. Quando questo succede, quindi quando l'uomo compie il male morale, cioè il peccato, sempre secondo quanto si può vedere nel Catechismo della Chiesa Cattolica, tutte le forme di male che noi conosciamo, possibili e immaginabili, vengono generate. Da quello dipendono, compreso il male fisico, compreso il male psichico, compreso il male spirituale, non escluse le più dolorose e drammatiche, anzi, secondo la Rivelazione, come saprete, la morte stessa corporale, dal racconto al capitolo 3 del libro della Genesi, è considerata come conseguenza diretta del peccato originale. Quindi il male estremo che ci può capitare nella vita, cioè la morte, è dipendente dal peccato. Quindi che significa? Che solo disattivando la sorgente, quindi chiudendo questo rubinetto perverso, cioè la prima fonte del male, cioè gli atti cattivi, cioè i peccati che gli uomini possono compiere, è possibile vivere la felicità e la gioia annunciata da questa liturgia. Perché la felicità e la gioia, se noi volessimo definirle, cosa sono? La pienezza di ogni bene e l'assenza di ogni male. Ora, domanda, quello che abbiamo appena sintetizzato, ci sembra che sia così chiaro all'uomo contemporaneo? A me personalmente non tanto. Queste cose, infatti, quindi quello che Dio ci ha rivelato, devono essere accolte attraverso la fede, e l'uomo di oggi, come sappiamo, la fede, nel migliore dei casi, l'ha quasi del tutto persa. A volte l'ha volontariamente rinnegata e altre volte ancora l'ha addirittura calpestata e sbeffeggiata. Lo sbeffeggiamento della fede e delle cose della fede, come penso che tristemente sappiate, è una attività che sembra andare sempre più di moda, d'accordo? Non si sa più come fare a mettere non solo in ridicolo la religione, ma anche a offendere proprio in maniera brutta, ecco, le cose più sacre e più sante. Credo che non ci sia bisogno di scendere in particolari, perché siamo tutti quanti grandi e poi istruiti anche dalle cronache di non lontana attualità. Quindi un uomo ridotto così, che non sa più veramente distinguere il bianco dal nero, la destra dalla sinistra, è ben lontano dall'avere una tale chiarezza concettuale. E quindi, secondo il pensiero comune, cos'è il bene e cos'è il benessere? Il bene e il benessere sono l'abbondanza dei piaceri sensibili, quelli che mi posso godere e gustare adesso, e il male, la loro assenza. Quindi la vita dell'uomo contemporaneo è, nella maggior parte dei casi, e lo vediamo sotto i nostri occhi tutti i santi giorni, nient'altro che una corsa, una ricerca continua, incessante, di piaceri sempre nuovi e sempre più numerosi, e un continuo sforzo per tenere lontano i mali temporali e sensibili.
che egli teme più di ogni altra cosa. Ma tutti questi discorsi, Don Leonardo, che c'entrano con le letture che abbiamo ascoltato? C'entrano, perché questa storia purtroppo non è nuova, è antica. Già il popolo di Israele, se riprendiamo il foglietto della prima lettura, lo conosce abbastanza bene. Cos'è la prima lettura? La prima lettura ci parla di questo, cosa era successo, qual è il contesto. Il popolo di Israele, come sempre, tutta la storia dell'Antico Testamento è tutta così, a un certo punto si allontana da Dio e dalla via del bene, attenzione, procurandosi da se stesso, possiamo rileggere qualche passaggio, ogni sorta di male. Moltiplicarono le loro infedeltà, li aveva ammoniti, eccetera, eccetera, e si ritrovano in un mare di guai. Si beffarono dei messaggeri di Dio. Vedete, il farsi beffe di Dio e delle cose sante purtroppo è cosa antica. Disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti. E allora che è successo? Cosa fa nostro Signore quando trova queste situazioni? Ci dice: bene, morite nei vostri peccati, questo vi siete scelto, schiattate, perdonatemi il termine un po' feriale. No. Prima, abbiamo sentito, ti manda il profeta X, poi ti manda l'uomo di Dio Y, con dolcezza, con amore, ti ammonisce, dice guarda, piantala, ti fa tutte queste cose, perché ti stai attirando addosso ogni sorta di rovina, smettila. L'uomo non soltanto non smette, ma sbeffeggia e dileggia gli uomini di Dio. Allora a un certo punto cosa deve fare il nostro Signore? Deve colpirlo, deve pungerlo, dove? Nelle cose che per lui sono tanto importanti. Che succede al popolo di Israele? Distruzione di Gerusalemme e tutti a Babilonia, in esilio. In quella situazione di profondo dolore e di profonda sofferenza c'è la possibilità, ma non è detto che funzioni, che l'uomo dica, si fermi, dice, dove sto andando? La vogliamo fare finita, d'accordo? Cosa sta succedendo della mia vita? E si converta, quindi metta la parola fine al peccato, torni a Dio e ricominci a vivere. Dopo che la terapia chiaramente ha sortito questo effetto, si può tornare alla normalità. Israele stette circa una settantina d'anni, scarsi, una sessantina d'anni, dal 586 al 515, 71 anni. In Babilonia, poi nostro Signore suscita il buon cuore del re persiano Ciro e li fa tornare tutti a casa, ricostruiscono il Tempio ed effettivamente per un periodo il popolo di Israele ha conosciuto una rifioritura di fede e di vita, salvo poi ricominciare lo stesso disco. Ecco, purtroppo questa cosa non funziona sempre, delle volte non va, perché l'uomo, anziché, come dire, riflettere anche quando viene profondamente provato, anziché tornare in sé e riflettere, bestemmia peggio di prima. Quindi attribuisce a Dio la causa di tutti quanti i mali, non capendo che ne è Lui la causa principale, e va in rovina. Ora, nell'episodio del Vangelo, e concludo con un breve sguardo su di esso, nostro Signore Gesù Cristo, per tirarci fuori dai guai, anzitutto San Paolo ci ricorda che non ha fatto altro che addossarsi su di sé le nostre colpe e tutte le loro nefaste conseguenze, liberandoci dal loro fardello purché invochiamo il suo nome con unica salvezza, la seconda lettura, ricco di misericordia per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per i peccati ci ha fatti rivivere con Cristo, per grazia siete stati salvati, mediante la fede. Nel Vangelo Gesù annuncia la vita eterna, ossia la pienezza della gioia e della felicità per chiunque crede in Lui, e rivela quell'episodio misterioso che per donarcela, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Cos'è questo episodio? E con questo concludo. Non so chi di voi lo ricorda. Nel Libro dei Numeri, mentre Israele vagava nel deserto, viene raccontato questo episodio. Gli israeliti cominciano, come al solito, a
mormorare contro Dio e contro Mosè, che ci ha portato a fare nel deserto. Stavamo tanto bene, sì, stavamo male in Egitto perché eravamo schiavi, però almeno si mangiava tutti i giorni, si beveva tutti i giorni, era meno peggio. Qui hai detto la terra promessa, qua alla destra e sinistra noi vediamo soltanto che stiamo soltanto a morire di caldo, a morire di fame e a sta male. Mormorazione. Allora che succede? Dio, dice il testo, mandò dei serpenti velenosi in mezzo al popolo che li mozzicavano e, essendo velenosi, appena si veniva morsi, si moriva. Allora che fanno? Coda tra le gambe, vanno a piangere da Mosè, dice, oe, qui i serpenti ci ammazzano tutti quanti, fai qualcosa, di' al Signore che fa qualcosa, vedete? La terapia, no? E Dio dice a Mosè, fatti un serpente di bronzo, mettilo sopra un'asta, chiunque, dopo essere stato morso, guarderà quel serpente, sarà guarito. Gesù mette in relazione questo episodio, dice, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato. Vedete, il serpente sull'asta forma una figura tipo questa, che assomiglia un pochino a una croce, no? E in effetti, sulla croce, che cosa è successo? Che quello che la Chiesa chiama il serpente antico, il tentatore o anche il peccato si identifica con il serpente, specialmente in alcune culture orientali, è stato distrutto, inchiodato sulla croce. Quindi, cosa sono metaforicamente quei serpenti che ti mordono? Sono tutti quanti i peccati che fai, che ti rompono le vene, che ti fanno morire. E cos'era il serpente innalzato? Era lo sguardo a Cristo crocifisso. Quindi è una nuova operazione di misericordia che Dio fa per noi. Evidentemente però, fermo restando che tu devi prendere coscienza che hai bisogno di essere salvato. Gesù Cristo non può essere trattato come un qualcuno di indifferente oppure, ripeto, essere fatto oggetto di burla e di scherno. Lui non è andato a morire in croce così, senza motivo. Quindi bisogna prenderne coscienza. Quindi, questa allusione che Gesù fa ci ricorda di nuovo come per la nostra conversione Dio permette e dispone anche eventi drammatici e dolorosi che ci spingano a riflettere e a considerare la necessità che abbiamo di essere salvati e dove andare a cercare la salvezza. La Chiesa ha sempre annunciato, annuncia e sempre annunzierà che la salvezza si trova in uno solo, sia il nostro Signore Gesù Cristo. San Paolo dice chiaramente, in nessun altro c'è salvezza, non c'è dato altro nome sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. All'uomo spetta decidere se continuare a cercare da se stesso la salvezza, fuggendo senza fine e senza mai riuscirci dai mali, i mali conseguenza o i mali effetti, quelli che lui identifica con il male vero, ma che non è così, i mali fisici, i mali psichici, i mali spirituali, oppure se chiedere al Signore di essere liberato dal male causa, dal male fonte, che è il peccato, tornando all'unico Salvatore e ritrovando solo in Lui, attraverso di Lui, la vita, la pace, la gioia, la libertà e la felicità. La Quaresima serve a questo. La Chiesa ci ricorda in questa domenica questo per farci proseguire con gioia e con amore il nostro cammino verso la Pasqua. Siano lodati Gesù e Maria.